Gravissimo attentato avvenuto in Afghanistan a Kabul. Stiamo rispondendo con armi di reparto. C'è una notizia dell'ultima ora dall'Afghanistan. Cinque esercizi. Cioè che hanno tanta di pressione? Radiocomando, filocomando, PIR, c'è un po' di tutto. La carriera da soldato è cominciata a 5 anni, perché le domeniche dopo la messa si passava dal giornalaio e poi a comprare i pasticcini in pasticceria. Per me era tappa fissa con 500 lire, il pacchetto di soldatini, e una domenica dopo l'altra nello scatolo del detersivo si riempiva questo piccolo esercito. Lei tenga la posizione sul mezzo per il jammer, poi prendete profondità. Poi questa cosa si è sviluppata quando scopro lo scautismo, il rispetto delle persone, l'avventura, la natura, la sofferenza. Intanto allontanatevi. Ok, va bene così. Hanno sbagliato tanto. Loro se ne sono sbattuti i coglioni di tutto quanto, si sono avvicinati a coprire. Quello là sparava, loro sono nascosti dietro il mezzo. Sono stati in confusione, sono rimasti lì in mezzo. La folgore, i paracadutisti, l'esercito italiano, le missioni all'estero, mi affascinava tantissimo tutto questo. Ma anche dai film che si vedevano in quel periodo, avevo voglia di diventare un professionista. Poi alla fine la realtà è diversa da com'è, ed è un lavoro a tutti gli effetti il militare. Ora l'esercito è composto da ragazzi di 30 anni, padri di famiglia, con mutui sulle spalle. Da premettere, quando ero piccola, tra i primi che vennero a Gela a fare i vespri furono proprio i bersaglieri. Io mi innamorai di quel cappello rosso col pompon blu, no, il fez, e da allora mi dissi: io devo diventare un bersagliere quando sarò grande, no? Come tipo quelli che vogliono diventare cantanti, attori. Io, per me quello era il mio sogno più grande. Mia mamma non voleva, però mio padre gli disse: sai, quello è il lavoro suo, una cosa deve piacere, se non ti piace non la fai col cuore, con passione, poi alla fine cioè non sarai mai realizzato. Mi piaceva andare negli alpini, vedevo tutto quello che facevano, tipo corsi sci, corsi roccia, mi piacevano le armi, automezzi, quindi volevo provare questa esperienza e ho deciso di fare domanda. È una cosa che ti insegna a fare gruppo. Io ti parlo del mio plotone, no? Eravamo una famiglia, eravamo una persona sola. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Prego, accomodati. Tutto bene? Siediti, prego. Si va meglio? Bene, meglio. No, sono entrato fine 97 come militare di leva, visto che la cosa mi piaceva e ho deciso di intraprendere la vita militare. Credere in quello che si fa, nell'istituzione. Non è una risposta retorica che do, perché in effetti è quello che sento. Io non la vedo solo sotto un aspetto di diritti, anche di dovere. Se uno è sotto un'istituzione, è logico che gli vengono richieste determinate cose. O lo accetti o per me o te ne vai.
Io non credevo di fare il militare, non vedevo tanto l'esercito come il mio futuro. Mi è arrivato il cartellino di leva, sono andato al distretto militare, vedevo, diciamo, un'immagine di questo VFA, volontario in ferma annuale. C'era un capitano e mi ha detto la differenza è soltanto 2 mesi in più e tra l'altro puoi mettere anche la destinazione. Da ragazzo non vai a guardare lo stipendio, credi di andare sempre più lontano dal proprio paese. Quindi la mia speranza era arrivare a Milano. L'effetto è quasi televisivo per i militari, perché dopo un paio d'ore di volo tattico, quindi rumoroso su un aereo militare, gente magari che comincia a stare male, si atterra. Dal buio dell'interno dell'aereo si abbassa questa porta, quindi oltre alla luce della terra finalmente siamo arrivati, scendiamo, adesso tocca a noi, entra quest'aria nuova, quindi già da lì tu hai il primo impatto su dove sei arrivato. Andrea, che c'è il bagaglio fatto? Quando sono arrivato ho trovato un caldo terrificante, umidità assurde, case fatte in fanghiglia, paglia, strade deserte. Deserto, polvere. Ciao, sono Rocco Leo e vengo da Francavilla Fontana. Quindi ho pensato, ho detto, questo è tosto. Ma ero contentissima. Cioè io mi sono arrivata per andare in missione. Già ero stata in Afghanistan tra il 2009 e il 2010 ed ero stata a Shindad. E poi questa era la seconda nel mio bello Kurdistan. La prima missione era spensierata, no? Quando noi facevamo la nostra attività ero serena, cioè me la godevo quella giornata. C'è un cielo che è una cosa assurda, cioè è come se tu fai così e tocchi le stelle e le tocchi con un dito, perché non c'è inquinamento, non c'è niente, quindi ogni sera ci sono delle stelle che erano grandi quando la luna nostra, fondamentalmente. Poi i ragazzini hanno una vitalità e una voglia di vivere, cioè non hanno nulla, ecco quel poco che hanno lo fanno diventare una cosa tipo grandiosa. Ogni tanto ci lanciamo le pietre addosso, però per quello fa niente. La prima missione che ho fatto in Afghanistan è stata a Kabul, cioè è stata la missione più bella che ho fatto. Quindi poi quando sono tornato in Italia non vedevo l'ora di ripartire. Poi mi sono sposato e io gli ho sempre detto questo è il mio lavoro, non mi pare giusto perché cioè, non devo partire. Ho gli amici che partono, devo riandare pure io. L'unica cosa è che abbiamo cambiato posto. Quando uscivi fuori guardavi sempre ancora di più bene con gli occhi aperti, per ogni macchina che passava cioè avevi la cosa cioè di stare attento, di allontanarvi, uscire fuori dalla strada, perché il pericolo era molto maggiore. Il ruolo principale che avevamo noi del plotone era appunto Counter IED, la ricerca e individuazione e bonifica degli ordigni esplosivi che mettevano per strada, quindi garantivamo la viabilità agli altri mezzi militari e non solo militari, perché non è che solo i militari saltano in aria con le bombe messe per terra, ma anche i civili saltano. E supporto all'esercito afghano, che stanno inguaiati. Perché veramente quelli fanno la guerra là e si dice noi italiani ma noi andiamo a supportarli, ma quelli che se la vedono proprio brutta sono loro. In Afghanistan c'è stato lo sviluppo di questi famosi e famigerati IED, quindi di questi ordigni esplosivi improvvisati. Lì abbiamo capito che la situazione era molto più delicata, bisognava avere molto più zelo nelle cose. La metti in opera tutto quello che tu sai, tutto. I rischi sono notevoli, ci sono ogni giorno warning, IED, sui soldi. Gli IED sono ordigni improvvisati con piatti di pressione, pacche, carcasse di animale, quindi viene introdotto del tritolo, poi viene, diciamo, l'esplosione. Warning sarebbero i mezzi,
macchine in movimento. Sui soldi sarebbero delle persone ricoperte con tritolo che passano, quindi si fanno saltare. Ci sono gli ostili e quelli che fondamentalmente ti aiutano pure, nel senso, se dovesse succedere qualcosa, no? E se uno di loro lo dovesse sapere in anticipo, se capiti come la brava persona, così come in Italia, no? Ti può pure venire a dire, guarda, ora non ci passare, forse gli hanno messo qualcosa. E quindi loro stessi a volte è capitato che ci aiutavano. E come da noi, ci stanno i mafiosi e la brava gente. Cobra 9-1, qui Cobra 2-0, siamo stati attivati. Oh, femmini in vista! Oh, entra qui nella porta! Vabbè, in seconda! Diciamo che momenti difficili li abbiamo avuti, però uno deve stare con la mente lucida e agire di conseguenza. Certamente non farsi prendere dal panico, perché non ha mai prodotto niente. Il nostro compito specifico era di stare avanti ad ogni convoglio, ogni qualvolta si usciva, per individuare ordigni esplosivi improvvisati che stavano a terra. Il mio reggimento, dopo un anno e mezzo, aveva il turno di partire e là ho dato la mia disponibilità. Però in questo caso c'era anche un figlio, quindi ancora doppia preoccupazione. Dovevamo cambiare per la terza volta posto e siamo andati a Bacua, che è in provincia di Fara, però è molto più a sud. Mi ricordo che siamo arrivati, che era buio, ci hanno sparato addosso. Passa uno! Non sapevamo cosa andavamo incontro. Noi ci scherzavamo anche solo, perché deve creare un'atmosfera, diciamo, non dico di gioco, però ci deve stare. Perché comunque H24 uscire fuori, rientrare in sede, e non indossare mai panni civili, stare un giorno con l'elmetto, quindi alla fine diventa anche stressante. Attenzione, c'è sempre, perché lavori 24 ore su 24, anche quando vai a dormire vuoi che ne stai lavorando. Perché può capitare tipo che da un momento all'altro ti chiamano, perché tipo è successo qualcosa, oppure perché hanno visto qualcosa, o comunque sei sempre tipo in allerta. Ma avete visto dove siamo passati prima noi e poi lui? Guarda un attimino, segui il dito. Osserva, noi eravamo là. Zoom il dito. Sì, ma già l'avevo fatta la ripresa. Bastardo. Mo adesso stiamo vedendo di tirare fuori il secondo. Abbiamo avuto le prime esperienze con i primi ritrovamenti di ordigni, quindi sono state delle grosse soddisfazioni nostre. Guarda, chi da nanna. Mi sa che è saltato il robottino. No, il morale era alto. Fino a quel momento lì le persone saltavano, ma nessuno perdeva la vita all'inizio. Poi pian pianino hanno capito anche loro, mi sa che non basta quel tanto di esplosivo, mettiamone di più. E questo è il gioco. C'era il conduttore, Andrea, capitano Bruno, che era capocomandante di plotone e anche della pattuglia, Alessandro Dirisio era il capo arma, io ero uno degli omini che scendeva dal mezzo e si metteva nel vertice della formazione per andare a fare la bonifica. Quello che facevamo era andare a supportare una base afghana, che ovviamente facevamo orari, poi tornavamo in base qualche ora a dormire e riuscivamo, quindi eravamo avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, tutto il gioco. Intorno a noi cominciavano, diciamo, a far terra bruciata, no? Perché poi cosa succede? Si trovano qualsiasi ordigno che possono aver messo in un punto, io lì non ci ripasso, cioè la bonifico viene segnalata. Quindi noi passavamo in mezzo al deserto, non abbiamo mai messo le ruote negli stessi punti. Dovevamo decidere se fare deserto o strada, abbiamo fatto la strada e questa volta non l'abbiamo visto. Mi ricorderò sempre le comunicazioni radio di Alessandro che diceva: ma qualcosa qui hanno toccato. Niente, poi io non mi ricordo il boom. Questo botto ferroso, immediato. Io ho capito quello che stava succedendo. E tu, che fai? E mi irrigidisco, giusto quello, non c'era da fare. Ho irrigidito i muscoli. Switch off. Un
sente un sibilo, come quelli quando sei disteso in spiaggia sul bagnasciuga, il mare si ritira, quindi i ciottoli rotolando fanno questo effetto. Per tu gli occhi che stavo al bordo del mezzo, per terra, l'odore della nafta addosso, gli occhi che mi bruciavano, ho iniziato a muovermi. Mi si muove questo, alzo questo, mi vedo il braccio spezzato, spezzato così, e pian pianino mi sto facendo il mio check, vediamo come sto. Provate a muovere le gambe, non le muovevo. Mi sono ritrovato in piedi, accanto allo sportello, Simone per terra, che mi guardava, vigile, perfetto. Vedo Giacomo che urla occhio al secondo, che significa, sappiamo che solitamente ci può essere anche un secondo ordigno, un terzo ordigno. Andrea, io l'ho guardato in faccia, aveva un taglio in testa, braccio fratturato, poi le pupille dilatate. Mi ha fatto così il sorrisino e su e il pollice col dito, come dire stai bene, però non aveva parlato. E sentivo gli altri che parlavano di Alessandro. Ale, 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 ale. Cerco Alessandro, lo sguardo si perde dritto al senso di marcia, era disteso a una trentina di metri da dove ero io. Corro verso Alessandro, provo a parlargli, provo a cercare degli stimoli nervosi che danno una reazione, pizzicotto, la palpebra. Era perfetto, non c'aveva un graffio. Io continuavo a dire, mi fa male la schiena, perché da lì inizia pian pianino, iniziato a sentire il dolore. È come se ci fosse una pietra, che tu stessi sdraiato a peso morto su una pietra. C'avevo anche il giubbotto antiproiettile, nessuna pietra potevo sentire. Era la frattura ovviamente che mi sentivo. Subito dopo ci è atterrato l'elicottero del Medevac, quasi accanto al mezzo. Giacomo ancora non aveva capito niente. Il tenente Bruno mi chiedeva dove era Alessandro. Gli ho detto che Alessandro era sul secondo elicottero. Non c'era un secondo elicottero. Vabbè, la videocamera. Chiudi qua, Pippo! Facevamo un briefing, sistemavamo i due mezzi. Si partiva per Caglia, l'aeroporto di Kabul, dove pigliavamo il personale e portavamo a destinazione. Al provincia c'era Ricchiuto Davide, è un amico, un fratello. In stanza stavamo insieme, licenza insieme, quindi tutto insieme. Raga, ma il recupero pure di Mario. Dico una cosa, questi qua scendono dall'aereo, devono trovare il personale qua grosso. La differenza c'era, perché su 5 mesi e mezzo gli aerei sono sempre arrivati in ritardo. Quel giorno è arrivato mezz'ora in anticipo. Eravamo abbastanza carichi, quindi, come dire, tanto a noi, non ci tocca nessuno. Abbiamo preso il personale che dovevamo portare in ambasciata. Mentre uscivamo è arrivato un luogotenente dell'aeronautica che dovevamo scortare, cioè aveva super giù 60 anni, la sua prima missione. E lui scherzosamente ci ha chiesto, ma qua non succede niente, no? Mentre poco dopo non è stato così. Quando ci si fa una scorta, diciamo, quando si arriva su una rotatoria, il primo mezzo blocca se arriva qualche macchina o qualcosa. Quindi il secondo passa. Quindi poi, quando ci si arriva a un'altra rotatoria, un altro blocco, qualche incrocio, uno blocca e l'altro passa. Quindi si viaggia sempre in maniera sfalsata, perché comunque la visione ci deve essere da entrambi i lati. Quindi si viaggia sempre in questa maniera qua. Questo è lo gioco che si fa. Non era quella la strada da fare. Comunque avevamo tanta gente da portare, abbiamo chiesto il cambio itinerario. C'era una confusione pazzesca, perché comunque c'erano dei mercati della gente. Io stavo là alla guida, quindi ricordo solo che c'è stato
un boato e diventa tutto buio. Dentro il mezzo era incandescente, non riuscivo a respirare, era tutto buio. Il realista l'abbiamo chiamato, però lui era cacciato dentro il mezzo. Non avevamo capito che comunque non c'era più. Come siamo usciti, subito abbiamo sentito dei colpi. Abbiamo risposto al fuoco, abbiamo fatto la bonifica del mezzo e abbiamo messo in sicurezza il personale che portavamo con noi. Mettendo l'area in sicurezza, davanti a noi c'era un portafoglio, era aperto e c'era la foto del collega di Ricciuto Davide. Noi credevamo che eravamo incappati soltanto noi, quindi abbiamo detto solamente loro sono riusciti ad entrare dentro l'ambasciata. La Twinch è meglio. La Twinch non era a 100 metri, però è andata così. Gravissimo attentato avvenuto in Afghanistan a Kabul, dove ci sono stati 6 militari italiani morti e altri 4 sono rimasti feriti in modo grave. Era una macchina Toyota Corolla bianca. E dici, perché si ricorda Toyota Corolla bianca? Perché erano tutti Toyota Corolla bianca, quindi quando ci davano un warning erano sempre Toyota Corolla bianca, quindi era come un gratificio quando ci davano il warning Toyota Corolla bianca. Quindi, se andava bene, andava bene. Le notizie sono ancora approssimative, stiamo cercando di chiarire la situazione. E intorno alle 12 ora al locale, un autoveicolo afghano imbottito di esplosivo si è frapposto tra due nostri veicoli Lince e si è fatto esplodere. Loro erano quelli che erano più vicini alla macchina, quindi lo scoppio maggiore l'hanno preso loro. Mentre a me è arrivato, diciamo, l'onda d'urto, diciamo, a scivolare. Siamo partiti per la valle del Buristan, che là c'era un'altra FOB italiana, una piccola base distaccata, e c'erano dei truck civili, più o meno una settantina, che hanno trasportato del materiale che serviva a noi. Però c'era la scorta, nel tornare indietro loro non volevano andare via da soli perché si sgozzavano tutti, che là se te prendono te sgozzano, che... Già nel venire non è stata una passeggiata, un mezzo americano è scoppiato, abbiamo trovato alcuni IED, l'abbiamo fatti saltare, quindi dopo 2 giorni ci organizziamo e partiamo con questi truck. Beh, c'ero io che ero capo macchina, poi c'era il mio conduttore che era Manca, poi dietro c'avevo Pedone che era il mio radiofonista, c'avevo Ville che stava in rally, c'avevo Pannozzi che era il mio minimista. Con Manca e Ville, che era la terza missione, ma facevo insieme. Ciao, siamo nel nulla, siamo a Squadra Anarchia, ti presento il comandante della Squadra Anarchia. Ciao. Il signor Mineo. Abbiamo il mio conduttore amico Bucco Gianmarco, abbiamo il mio rallista che sta sempre al telefono, mi butto in cazzo da sta qua che ci si via, e abbiamo qui il compagno Pannozzi toscano che spara con la pistola. Stavamo più tempo fermi che il tempo che camminavamo, perché tra ogni tanto si dovevano fermare, la gente scendeva per pregare, e quindi là dovevi andare vicino al mezzo, strillargli di risalire sul mezzo e ricominciare a camminare. Si stava cominciando a fare buio, c'era un piccolo villaggio e c'era tutta la gente fuori, bambini, stavano seduti su delle rocce e ci guardavano, alcuni ci salutavano, noi tranquillamente ciao ciao ciao. Poi dopo 5 minuti mi giro a destra e mi... qua c'è sta più nessuno. A me mi hanno insegnato che quando c'è gente può essere tranquillo, però non vedi più nessuno,
Appena è sceso il buio, ci hanno cominciato a sparare, RPG, bombe da mortaio, non si capiva niente. Abbiamo dovuto spegnere le luci, siamo messi i visori per vedere meglio, i camion che se ne andavano di a destra e a sinistra. Siamo stati in una quarantina di minuti sotto fuoco, poi un po' là sono arrivati gli americani e fino a tutto. Sono stati bravi a tenere ognuno il proprio settore, perché c'era il pericolo che ci potevamo sparare pure tra di noi. Poi appena si è fatto giorno, ci hanno dato l'ordine di ripartire. Sempre poi gli stessi problemi, si fermavano ogni tanto a pregare. Siccome c'era molto pericolo, là sparavamo un colpo in aria per fargli capire, sali subito che dobbiamo andare. Forse riusciamo a partire. Poi a un certo punto si sentivano dei spari in lontananza. Ho fatto ville, ma che stanno a sparare? Sì, però non si capisce da dove sparano, cioè cominciano a sparare ancora di più forti, i camion civili cominciano a correre, quindi si alza il polverone, 5-6 secondi mi sono ritrovato per terra. Vedevo Manca che stava fuori in mezzo e gli facevo: dai cucciolo, non ti preoccupare, non ti muovere, mo ci vengono a prendere, stai tranquillo, non ti muovo, tutto a posto, dai, tutto a posto. Cercavo di tranquillizzarlo perché poi c'avevo un'adrenalina assurda, c'avevo il piede sinistro bloccato sotto il mezzo, quindi non riuscivo a muovere più di tanto, pure se lo allungavo lo riuscivo a toccare, ma non ci arrivavo per poco. E Ville, Pedone e Vannozzi non riuscivo a vederli, non riuscivo a girare col piede bloccato. Poi a un certo punto ho sentito quegli ED che stavano facendo il controllo, ho posato il fucile. Ho preso la foto di mio figlio, che la prima volta che mi sono portato la foto di mio figlio e padre Pio, che mi ha regalato la vicina di casa, che è questa qua. Questa è la foto di mio figlio. Ancora ci sono i segni dell'incidente. Me la sono preso e me la sono messa qui. Io ero abituata a sentirlo un giorno sì, un giorno no. Poi erano 2 giorni che non lo sentivo. E lì ho avuto forse il campanello d'allarme, quindi ho chiamato la madre e lei invece mi ha detto no, dice non ti preoccupare, forse non ha potuto chiamare. E poi niente, io poi la mattina sono uscita con il bambino e uscendo un amico mi ha detto: dice, ma lo sai che è successo in Afghanistan, 4 morti e 1 ferito, cosa io non ho mai fatto. È stato un agguato violentissimo quello nel quale oggi è stato attaccato un convoglio alla guida del quale c'erano alcuni mezzi di militari italiani. 4 alpini sono morti, 1/5 è rimasto gravemente ferito. Tutto è cominciato con un durissimo scontro a fuoco. Poi mi hanno portato all'ospedale americano. Io il giorno dormivo, la notte stavo sveglio, poi non mi alzavo mai dal letto, non c'era nessuno. Non vedevo, mi guardavo intorno e facevo: ma questi dove stanno? Manca, Ville, Vannozzi e Pedone, ma questi dove stanno? Poi dopo 3 giorni è venuta una psicologa con un tenente che appena sono arrivato gli ho detto: sono morti tutti. Loro mi hanno detto di sì e là c'è avuto un attimo di stop, mi sono proprio assentato, mi sono chiuso dentro un guscio per cercare di non pensare, di reagire subito, perché sennò ero sicuro che era la fine per me. Sono delle basi avanzate che operano isolati rispetto agli altri, però allo stesso tempo siamo in stretto contatto con la sala operativa che è ad Herat. Il panorama era per lo più montagne che stavano attorno. La mattina già c'erano stati dei colpi di avvertimento, ma che nessun colpo era arrivato in base. In sicurezza stavamo nei bunker. Poi una volta dato l'allarme cessato di pericolosità,
siamo usciti fuori, abbiamo proseguito le attività normali che si facevano durante la base, poi... Io ero, quel giorno ero di primo intervento, no? Quindi per quello che era successo la mattina, c'eravamo sui mezzi e su ordine tipo usciamo, no? Era il secondo attacco in poche ore contro l'avamposto dei soldati italiani nella regione meridionale afghana del Gulistan. Un attacco a colpi di mortaio, gli stessi che erano stati esplosi durante la mattinata. È morto qui il sergente Michele Silvestri, 33 anni, di Monte di Procida, in forza al 21esimo genio guastatore di Caserta. Altri 5 militari sono rimasti feriti, 2 in modo grave, una è una donna. Nel pomeriggio, una volta che anche era finita l'attività del mio sergente che era rientrato in base... È successo quello che oggi sto qua a raccontare. Neanche il tempo tipo di arrivare in tenda, abbiamo sentito tipo un tonfo fortissimo, la terra che tremava, ed è arrivato il primo mortaio dentro la base. Il secondo mortaio ha preso me. Per un attimo sono stati dentro videogiochi. Non so se hai mai giocato con i videogiochi quelli di guerra, no? Quando c'è lui che sta morendo, no? È la stessa cosa, perché è come se vedessi grigio in quell'attimo. E ti senti tipo stare che ti viene addosso calda e tu cominci a vedere il grigio e non senti niente. Solo il sergente Silvestri ho visto a terra perché gli stavo vicino. Della situazione che stava attorno di chi fosse stato ferito in quel frangente non mi ero reso conto, anche perché era offuscato. Mi ricordo il botto, mi ricordo che ho fatto così. Mi sono guardata la mano, c'avevo la mano tutta squarciata. Poi vedevo dalla medica che mi usciva il sangue, ma non capivo da dove. Nel frattempo c'è lo stesso mio collega, è passato, mi ha preso, mi ha tirato dentro l'antimortaio e mi ha dato i primi soccorsi. Diciamo il mio angelo custode. Posso dire il nome? Salvatore De Luca, perché lui è stato, io lo chiamo sempre il mio salvatore. Sono stato trasportato via dalla zona in cui stavo a terra, dal maresciallo Camiolo, contro mia voglia, perché ho detto: cara, vattene che qua ci stanno lanciando addosso, perlomeno salvare tu. Lui non ha voluto sapere ragione e mi ha portato nel bunker al sicuro. Io sono stata vigile fino al primo ospedale, diciamo, da campo, che è fino alla RAM. Da lì poi mi ricordo che c'erano un sacco di infermieri americani, medici saranno stati, mentre mi passavano da una barella all'altra dopo essere sceso dall'elicottero. Mi ricordo che c'è stato tipo un americano che dava informazione all'altro dicendo woman, age 31, e poi da lì mi sono svegliata in Germania, a Ramstein. Sono stato trasportato su un elicottero e poi da lì sono stato sedato e mi sono svegliato al cielo. Poi dopo mi hanno detto che sono stato in Germania, eccetera, eccetera, però sono tutte cose che mi è stato raccontato. A Roma i suoi genitori non erano ancora arrivati, quindi io ero lì con Simona, la moglie di Andrea, e eravamo tutte e due coinvolte in questa cosa, quindi cercavamo di darci man forte a vicenda. Io mi ricordo precisamente il momento in cui il medico ci ha detto: c'è una possibilità su 10 milioni che Simone torni a camminare. E lì ti crolla il mondo addosso. Ok. E lì, secondo me, la vita ti mette davanti a delle scelte. E la scelta era o affrontare questa cosa insieme a lui, o lasciarlo e proseguire per la mia strada. Io non me la sono sentita di lasciarlo, nel senso, non penso che se ami una persona, non penso che... Il fatto che magari lui perda l'utilizzo delle gambe non cambia i tuoi sentimenti. All'inizio che stavo nel letto pensavo solamente a recuperare. Cioè io passavo il giorno. Thank you.
io passavo il giorno a cercare di muovermi. Cioè io stavo lì, sempre, sdraiato. Tanto che ho iniziato a farmi partire le spasticità muscolari, no? E niente, passavo le giornate così, a spingere le gambe, a volatile. E cercare di riscoprirmi. Ho dovuto trovare forze che non pensavo di non avere. Lì ho dovuto proprio resistere per non scoppiare di testa. Poi fisicamente ero ingrassato, avevo perso i muscoli e io l'ho fissato con lo sport, eh. Non mi volevo più guardare allo specchio. Ho avuto da combattere psicologicamente. Quindi la guerra per me non è mai finita. My body is a cage that keeps me. Due schegge a quanto pare sono state quelle che più mi hanno colpito e sono quella femorale e quella, è una scheggia andata tipo all'intestino, infatti a me è stato tolto 50 cm l'intestino, poi l'artera femorale ha avuto un bypass, hanno preso la vena safena da una parte, l'hanno messa a posto dell'artera femorale, il problema della gamba è stato tutto vascolare, non arrivava proprio sangue a quanto pare, infatti c'è un trombo sempre alla vena femorale però. Poi ho avuto un embolo al polmone dovuto alla pressione dello scoppio. Diciamo che i problemi seri sono stati vascolari, sono stati gastrici. La gamba è l'ultimo dei pensieri, ovviamente è quello più evidente. E la prima cosa che mi sono svegliata è stata cercare i miei genitori e non li cerco mai. Perché mi preoccupavo io per i miei genitori, per quello tipo che potevano provare, no? E da premettere che ho due tatuaggi e mia mamma tipo non sapeva niente. La prima cosa che gli dissi quando vidi a mia mamma, perché ho visto che ero nuda, mi faccio: mamma, ti devo dire una cosa. Mi fa: che cosa, c'è due tatuaggi? Ma come? Ho trovato un'occasione, potevo dirgli tutto in quel momento, capito? Sono stato 2 mesi in convalescenza, poi sono rientrato al reparto e comunque voglio precisare che il supporto psicologico non lo volevo, io il psicologo lo vedevo, no? Non lo inquadravo in maniera, lo inquadravo più che altro di norma, un psicologo serve e chi non sta bene di testa, no? E detto, quindi a me non serve. Io pensavo, ok, rinuncio di nuovo, rientro nella polvere, riparto e vediamo. La notizia mi è arrivata a casa, non mi è stato detto inizialmente quello che era capitato. Poi la prima volta che sono stata in Germania, a Ramstein, ho visto le condizioni di mio marito, che comunque stava in terapia intensiva. My body is a... Ho il coltello ferito e al braccio qualche cicatrice sulla gamba e l'occhio sinistro. Appena svegliato non connettevo, non sapevo che giorno era. Volevo sapere subito come stava il collega che stava a terra, ossia il sergente Silvestri. Ho preso la notizia qualche giorno dopo perché non dicevano il dottore oppure chi mi stava a fianco che non ero nelle condizioni di apprendere una notizia del genere. Lui non risente mai del suo stato d'animo perché è molto forte come carattere. Alcuni militari prima di me, feriti, disabili, su carrozzina, sono andati in un centro di Svizzera a fare, allora io ho voluto seguire le orme. Arrivati lì in Svizzera, il momento più cupo è stato quando mi hanno messo seduto, perché mi sono reso conto che la mia vita lì sarebbe stata seduta. Lì proprio ho realizzato, non devo più pensare a guarire, ritornare a camminare, perché tanto non ci torno a camminare, lì l'avevo proprio realizzato. My body is a cage. E la cosa terribile è stata, messo seduto, io col fissatore esterno qui al braccio, che non potevo spingere, non sapevo neanche spingere la carrozzina, e volevo, e mia moglie il giorno prima mi aveva comprato questa chitarra, me l'ha messa là davanti e rodevo, quanto mi rodevo, ma non posso suonare la chitarra. Quindi ci ho provato, pian pianino, spingendo, ma ci ho messo tanto per arrivare dal letto alla chitarra, non sono riuscito a prendere. Lì ho realizzato che è tutto più difficile. È stata tosta.
Però, dopo quel giorno, mi sono dato una parola che mi potesse dire: non ci pensare. Devo pensare a quello che posso fare. Ho scoperto che riuscivo a nuotare. Ah, fantastico, già qualcosa. Ho proprio detto alla mia fisioterapista: io tutte le mattine devo andarmene in piscina. E non devo andare in piscina a fare la fisioterapia, mi dovete buttare in acqua a far nuotare. Devo fare avanti e indietro per almeno un mezz'ora. Faccio 20 minuti perché non ce la facevo. Però avevo bisogno di lavorare con lo sport. Quindi il discorso di rialzarmi è diventato più che fisico, ma mentale. Cioè io mi sono rialzato, non fisicamente, ma psicologicamente. Per me è un gran traguardo, eh. Lui era molto bravo, nel senso che era, in certi momenti era quasi lui a dare la forza a noi. Al Celi lo chiamavano il torero, nel senso che lui fin da quando è arrivato non si è mai perso d'animo, o perlomeno era quello che faceva percepire a noi. In realtà poi dentro sapeva lui quello che passava. Però lui è stato bravissimo, quindi forse anche per quello è stato meno difficile per me personalmente stargli vicino, perché era veramente forte. Io penso che se lui non avesse avuto questo carattere, io probabilmente non sarei riuscita a stargli vicino, perché veramente ci sono stati dei momenti duri. Nessun dolore. Mi ricordo che mi lamentavo quando tipo mi alzavano, mi giravano, però il dolore tipo non mi è rimasto impresso nella testa. Non mi ricordo manco quando me l'hanno detto. Quando sono arrivata in Italia so che lo sapevo, però non mi ricordo quando me l'hanno detto di preciso. Anche perché tipo i primi periodi non riuscivo manco a mettere la testa sotto le lenzuola, avevo paura proprio di guardarmi. E la prima volta che mi facevano le medicazioni mi facevano mettere proprio il lenzuolo davanti, perché non volevo proprio vedere. Perché avevo paura di vedere qualcosa che non mi sarebbe piaciuto. Magari non perché mi mancava una gamba, no? Perché non so cosa mi immaginavo che fosse quella che mi era rimasta. Una volta ho sbirciato mentre mi facevo una medicazione e diciamo che sono scoppiata a piangere e ho cominciato a dire: voglio la mia gamba, no? E c'è stava il dottore che mi seguiva, che mi ha abbracciato e mi ha detto: ah, guarda che ti può stare pure meglio dopo, mi ha detto. Con... vabbè, queste sono le cose che si dicono, però. La gamba tua, la gamba tua. Mi ricordo il maresciallo, quello che mi ha messo per la prima volta sulla carrozzina. Io già avevo 21 giorni di letto, se non di più. Andavo avanti solo a flebo. Mi ha portato davanti allo specchio, stavo tutta storta così, tutta magra, bianca, come facevo ora, mi fa: hai visto quando sei bella? Lo guardavo, cioè, mi sta prendendo in giro. E poi, sempre lo stesso, mi ha messo per la prima volta lì in piedi. Ho conosciuto la mia fisioterapista, la Tercelio, che mi ha seguito per 5 mesi. Grazie a lei, grazie a quel maresciallo, io dopo una settimana io già stavo sulle stambelle a zombettare. Bello, non camminavo da un sacco di tempo, è proprio bello. Mi sono sentita tipo una bambina ai primi passi, è uguale. C'è la mamma che ti aiuta, che dice come devi camminare, e tuo figlio che devi provarci, non ti devi spaventare a farlo. Io ho incominciato la mia carriera militare nel 97 con Michele. Perdere un amico all'improvviso, avevamo anche noi i nostri progetti su cosa fare dopo essere tornati dalla missione. È una cosa che non va giù. Una frase che ricordo del sergente Silvestri, prima di uscire praticamente, e mi fa: Carmine, guarda, stiamo andando bene, stiamo lavorando bene. Ricordo di una cosa: al sergente Silvestri non lo fotte nessuno, perché sapeva fare il suo mestiere. A vedere che ti arriva un colpo di mortaio così, all'improvviso, senza sapere per come, e perché ti attendo a mare in bocca. Ho parlato con la moglie di Michele, ho visto il bambino, l'ho vista tranquilla, serena. E... purtroppo gli mancava il marito, ma lei, come mi ha detto, bisogna andare avanti, perché è così, è il mestiere che uno fa, e certe cose le devi mettere in conto. Nel 2011, periodo estivo, la mia compagnia torna a Farà. Avendo avuto la fortuna di tornare in servizio, ho avuto anche la fortuna di trovare in caserma dei comandanti che mi hanno appoggiato in toto. Ai fini professionali, cosa volevo di più se non tornare allo stesso posto alla stessa ora? Però questa volta ho avuto una problematica in fase d'arrivo.
Quando il portellone si è sbarrato sulle montagne, è stato un là che ha aperto una voragine all'altezza del ventre, nausea, inappetenza, almeno per i primi 10 giorni. Siccome lavori, il livello del pericolo è alto, sono volati 6 mesi. Però mi sono accorto, una volta rientrato, che il lavoro più grosso era dentro, non era fuori. E la ricerca ancora ostinata di quella porta che non riesco ad aprire per vedere cosa c'è in quella stanza, quindi poterla liberare, svuotare finalmente questa stanza e adibirla a tutt'altra cosa. Da quando è successo questo incidente, io basti che ne parli, che vedo una scena toccante, subito mi emoziono. Io non voglio tornare come prima, perché so che non potrò tornare come prima, però ho bisogno di una forza interiore che mi faccia di nuovo esternare queste cose quando voglio, per avere un controllo maggiore su di me, che mi porti ad affrontare la vita che mi aspetta con la stessa decisione con la quale io affronto il lavoro. Nonostante quello che è successo, si vuole continuare, però si fa di tutto per continuare a farlo com'era fino a un minuto prima. Ho cambiato reparto dopo 2 anni, potevo arrivare lì anche nel 2009, però non l'ho fatto perché volevo rimanere nella polvere. Però mi sono reso conto che comunque ti avvicini a casa, quindi cresce il valore affettivo nei confronti, diciamo, dei genitori, nei confronti della famiglia Ricciuto, quindi ora si è amalgamato ancora più di prima. Mi piace quel basco, però è molta seria. Per me è una seconda famiglia, dopo me ci sono loro. Insieme a Davide, comunque siamo stati 10 anni insieme, sono stato anche qua a casa, quindi quando sono stato in vacanza insieme a Davide, e ora sto avendo modo di conoscere anche meglio il Pazio. È stato vicino a me in ufficio, mi sono portato anche con me, quindi sicuramente i genitori possono stare tranquilli. Era uno chef sul lavoro di guardia, e niente, poi è successo quello che è successo, e sono dovuto tornare a casa per stare con i miei, no? Perché non è facile uscirne. Mi ha detto che ha sognato Davide, che Davide le ha detto di andare al militare. Questo l'inizio, poi peggio ancora, a portarmi tutta la divisa militare, le magliette di Davide, a stirarle di nuovo, lavarle, stirarle. Sono stata male. E comunque mi fa pensare che Davide è qui, che non manca. E Pazio, me lo sto crescendo io. No, il Pazio volevo seguire, diciamo, la strada del fratello. Quindi io già ho detto, oh, guarda che come arrivi a Lecce, cerco di farti venire a lavorare in ufficio con me. Perché comunque, per avere sempre un legame affettivo, diciamo. Ora, con la mancanza del fratello, quindi in lui vedo qualcosa, no? Anche come somiglianze, un po' il carattere. Sicuramente il Pazio non va a ricoprire, diciamo, il posto del fratello. Anche se lui vuole ricoprire, però purtroppo ogni persona è differente l'uno dall'altro. Non chiedere il fratello, nasce spontaneo. Si parla di una cosa e poi comunque si finisce, diciamo, col parlare del fratello. Non è una cosa voluta o cercata. Ci si parla di qualcosa e poi... Ah sì, che anche Davide faceva quello, faceva questo. È stato un periodo più di un anno buono, che la notte sognavo quello che era successo, mi sognavo altre cose che anche che non mi erano successe, però pensavo che mi erano capitate.
tuttora, passati 2 anni, non riesco a dormire. Cioè, io dormo con la televisione. Sono ancora in cura. Ci sono stato anche l'altro ieri. Sto cercando di capire. Mi ha preso sto blocco. Mia moglie comunque viene a casa la sera, cerca di dirmi quello che fa al lavoro. Cerca di farmi parlare di più. Io sì, sì, gli dico quello che faccio io. Poi da là un po'... Ma sto zitto. Cerco di piangere, ma ancora non riesco. Io l'unica volta che ho visto un po' di lacrime è stato quando sono andato ad Alghero a trovare Manca, che era il mio vero amico, e là, insieme a un altro ragazzo, Dominici, abbiamo messo una sigaretta, perché lui fumava tantissimo, una sigaretta sulla tomba, e ci siamo fumati una sigaretta insieme. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao, come stai? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come senti? Meglio. Eh? Io sono arrivato qua a Roma, mi hanno trasferito al comando della capitale, poi mi hanno messo questo ufficio gravi patologie che si occupa essenzialmente di persone ferite o decedute, e più fanno assistenza al personale che ritorna dall'Afghanistan. Per quello che mi è successo, se posso dare una piccola mano, io sono la persona più felice al mondo, perché li capisco, so quello che provano e tutto, quindi... È una cosa bella e lui ce la mette tutta per cercare di aiutare queste persone nel suo piccolo. Però ogni volta gli fa male. A un ricordarsi in continuazione di quello che gli è successo. Luca tutt'oggi non è Luca. Per esempio lui guarda sempre i film di guerra, i documentari di guerra. Certe volte sta lì al computer e si riguarda i filmati. Alcune volte, che ne so, io parlo e lui... pensa a tutt'altro. Stavamo noi, cioè, noi stavamo bene, fuori, cioè, era un posto pericoloso, però cercavamo di stare tranquilli, ridavamo sempre. Avevo messo, non vi preoccupate, cucce, che vi riporto tutti a casa. So che non è colpa mia, perché abbiamo seguito tutte le procedure, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, tutto. Però per me è stata una sconfitta. Cerca sempre di disegnare, voglio dire, noi, il padre, la mamma, la famiglia, la casa, la famiglia, il sole, che vede sempre comunque. Forse mediante il disegno riesce ad esprimere il suo stato interiore. Portata dopo 2 o 3 mesi che è successo l'accaduto. Mia madre gli disse: devi stare tranquilla, non ti preoccupare. Papà ha avuto solo un po' di doloretto alla mano, e non ti preoccupare. Lei infatti gli andò vicino, gli diede il bacino, stava quasi per piangere, poi dopo si fece forza e si rese felice di aver visto il padre dopo 3 mesi, non lo vedeva. Ora devo stare vicino a mia figlia, è la prima cosa. Sicuramente fiducioso, continuerò con la fisioterapia, cercherò di recuperare al meglio e poi si vedrà. Il prossimo step sarà sicuramente di tornare a casa, anche se le dirò che per me deve essere un ritorno graduale, nel senso, se venisse domani il direttore vicino a me e fa: senti, domani ti dimettiamo, mi rimandiamo a casa, sarei un po', diciamo, spaesato. È logico che vorrei tornare a casa domani, però nello stesso tempo so che devo lavorare. Devo acquisire un altro po' di autonomia, magari per come sono fatta io, o sono fatto io, l'altra mano sul pane la devo mettere e con l'altra devo radiare. Quella. Per quando tornerà mio marito si dedicherà un po' di più alla famiglia, si dedicherà un po' più a noi, andremo fuori, non so adesso come sarà il nostro futuro. Me lo posso solo che immaginare, immaginare però con delle, diciamo, illusioni. Una volta mi sono scordata che mi mancava, sono stata a letto come se avessi tutte e 2 le gambe, ho fatto un tonfo allucinante. Infatti ogni mattina metto le stampelle vicino, ma quando mi sveglio la prima cosa che guardo sono le stampelle, e lì mi ricordo. Ma comunque, a chi capitano queste cose, che non si deve proprio scoraggiare, sa, deve prendere a ridere. Se ci ripensi sempre, pensi delle cose brutte, non è... cioè le cose non migliorano, anzi sembra che vadano ancora peggio.
io sono credente, credo a Dio, tipo, mi ha dato la seconda possibilità, in modo tale da farmi capire determinati tipo errori della mia vita passata. Ancora non ho capito quali sono, però prima o poi lo farò. L'incidente lo sto cominciando a pensare un paio di volte a settimana. Fino a un anno fa, fino al nostro matrimonio, ci ho pensato per tutti i giorni, ma questo non fa male. Non mi fa male ricordarmi Simone Di Steso, Alessandro ad occhi chiusi, Giacomo con la colonna fratturata. Ti crea per un attimo un po' di ansia, però capisco che ormai fa parte della mia vita, quindi ci devo convivere. Mai maledetto il giorno dell'incidente. L'unica cosa che io cambierei per me è che troverei quell'ordine, ma non per la mia disabilità, ma proprio per il fatto di Alessandro. Perché io ho la fortuna di essere disabile, io devo essere felice di questo, perché sarebbe stato ancora meglio se fossimo stati due disabili e non uno solo con Alessandro. Quindi io, quello che vivevo, non mi devo lamentare, sono fortunato perché io sono sopravvissuto. Quando sono da solo i ricordi vengono sempre come se sono sempre nel 2009. Forse oggi ancora devo focalizzare, no? Come diceva la mamma di Davide, sentono che può essere strano, può essere impossibile, no? Che non c'è più. Quindi anche io ancora oggi non ho... penso, dico, ma è successo o non è successo? Io ho scelto di fare questo lavoro perché lo amo. Ci ho messo 13 anni della mia vita, ho buttato veramente tanto sudore che nessuno deve toccare. Cioè io farei tutto per questa vita. Il militare non è solo perché indossi la divisa, il militare sei sempre, sei quando indossi la divisa e sei che l'hai indossata. Io sarò sempre il maresciallo vedato.